Buonasera a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Oggi parliamo nuovamente di lui, Tommaso Zorzi, il nuovo vincitore del Grande Fratello VIP 5, che sta facendo tantissimo successo in vari programmi TV e non solo, perché la notizia dell'ultima ora pare veramente una bomba. Che cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme. Tommaso Zorzi, oltre a essere l'opinionista dell'edizione condotta da Ilari Brasi, l'Isola dei Famosi, presto approderà nuovamente a Mediaset su Canale 5, prendendo, udite udita, addirittura il posto di Barbarella Nazionale. Come già sappiamo e si mormorava da tempo, dal 4 aprile Barbara D'Urso non andrà più in onda con il suo programma Live Non è la D'Urso e il suo posto lo prenderanno altri programmi freschi, come per esempio Avanti un altro, con una puntata speciale dedicata a tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Mentre ragazzi, per Pomeriggio 5 invece la situazione sembra un po' diversa. Si allungherà bensì di 2 ore, ma c'è un grande ma, perché purtroppo sta avendo un grande calo di ascolti. Infatti, da quando è iniziato Mara Venieri con il suo Domenica In, per Barbarella ci sono stati un po' di share in meno, e questo grazie al noto settimanale che ci indica che molto probabilmente la domenica pomeriggio potrà prendere al posto di Barbara Tommaso Zorzi. Vero o non vero, noi sinceramente ci speriamo. Voi piacerebbe Tommaso in una domenica speciale, magari vederlo con un suo show molto simpatico e divertente? A me sì. Una cosa che però posso dirvi ragazzi è, dirvelo veramente, è che Tommaso molto probabilmente approderà nella seconda serata di Italia 1 con uno show molto giovanile. Ditemi voi che cosa ne pensate, che cosa penserà Barbarella di tutto questo, lo scopriremo presto. Voi nel frattempo iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e lasciatemi, se vi va, un like di supporto. Io vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video.